Eccoci nello spazio per grandi e piccini. Siamo in una camera da letto, nella camera da letto ci sono gli armadi e negli armadi cosa ci sta benissimo? I sacchetti profumati. Quindi per fare i nostri sacchetti profumati avrete bisogno di stoffa colorata, forbici, erbe aromatiche e nastrini colorati. Prendete dei pezzi di stoffa, che potete degli avanzi, oppure ve li fate regalare dal tappezziere che hanno tutte quelle mazzette delle quali non sanno molto spesso che fare, e ritagliate un quadrato. Dopodiché, per non fare sfilacciare la stoffa e per rendere il bordo più carino e decorativo, potete ritagliarlo. Io ho deciso di ritagliarlo a forma di onda, così potete ritagliarlo come vi pare. Potete anche utilizzare quelle forbici che tagliano direttamente dentellato. Questo, bambini, lo potete fare tutto da soli, quindi potete anche fare una sorpresa. Ecco fatto, e adesso dobbiamo semplicemente riempirli. Diciamo che la cosa più classica è la lavanda, quindi inizieremo dalla lavanda e poi però potete metterci dentro quello che volete. E lo decorate il sacchetto con un nastro, vediamo qua, direi che il blu sta bene. E tagliate l'eccedente. Come vi ho detto, potete anche non mettere solo la lavanda, anche se è molto profumata. Io per esempio amo l'anice, non solo per la forma, guardate che bei fiori che fa, ma anche per l'odore, a me è un odore che piace molto, quindi vorrei farne un altro con l'anice. Io ho della stoffa già tagliata. E questo lo facciamo con un fiocco rosso. Vedete, se prendete tante stoffe diverse avrete tutti i sacchetti, potete usare della raffia per fare i fiocchetti, potete decorarli come volete. Ed ecco pronti i nostri sacchetti da regalare. Riepiloghiamo, per fare i nostri sacchetti abbiamo tagliato dei quadrati di stoffa, abbiamo poi tagliato nuovamente facendo un taglio ondulato, li abbiamo riempiti con la lavanda e io l'altro l'ho riempito con l'anice stellato, ma voi potete mettere quello che volete. Poi li abbiamo chiusi con un pezzo di stoffa e li abbiamo decorati con dei nastri colorati. Nella nostra camera che sta prendendo vita, una camera da mille e una notte con ori, con turchesi, non potevano mancare ovviamente i comodini. Allora, per rifare questi comodini avrete bisogno di cementite colorata con pennello, foglia d'oro con pennello, missione con pennello, pittura d'oro con pennello, tintura turchese per stoffa, bordo di pizzo e colla a caldo.